Allora, siamo qui in compagnia di Laura Fiore, che è l'autrice di questo libro che si chiama Abortire tra gli obiettori, che magari se riuscissimo a avere una copia potremmo inquadrarlo, ma comunque lo metteremo poi in cima alla, come copertina dell'intervista. C'è stata molta partecipazione, Laura, tu che ne pensi? Come è andata? È andata molto bene, però come dicevo prima fuori scena, ho giocato in casa perché qui a Piazza Bellini nei vari localini, caffè letterari, di solito ci riuniamo con l'Udi di Napoli e con altre associazioni femminili, tipo Se non ora quando, insomma vari collettivi si riuniscono qui. E quindi appunto qui ero a casa, sapevo che molte sarebbero venute, anche quelle che non sono su Facebook, sapevo ci sarebbe stato un passaparola. E quindi è andata, però devo dire sono molto soddisfatta, questa è la terza presentazione che faccio. La prima era un po' insieme a altre persone e devo dire che si migliora, c'è sempre più affluenza, il discorso si fa sempre più interessante e poi questa volta si è parlato molto proprio del mio libro, cioè le altre volte si parlava più in generale dell'aborto, diciamo i relatori il libro se lo compravano dopo e invece questa volta se non sono letto prima e hanno preso spunto da lì per le loro argomentazioni. Beh certo, fa la differenza. Ma diciamo ci sono due aspetti che sono importanti, magari influiscono. L'uno è l'aspetto, diciamo, che questo tuo libro racconta una vita, una esperienza personale di vita vissuta, che è quasi appunto un pezzo di autobiografia di una parte della tua vita, ed è molto profondo, molto forte. Ed è anche, come è stato poi sottolineato, è importante il coraggio, insomma, che hai avuto e l'intenzione e la volontà di renderlo pubblica questa tua vicenda, perché poi ne possa diventare appunto una sorta di bandiera insieme a tante altre. E poi ci sta l'aspetto ovviamente del fenomeno che descrive, che è stato anche qui appunto ampiamente dibattuto, appunto il fenomeno che riguarda questo e tanti altri diritti che, come abbiamo parlato, come abbiamo detto con Enza Tempone, sembra che in Italia non si riesca mai a mettere un punto fermo quando si conquista un diritto, c'è sempre la possibilità che, e quindi insomma questi due aspetti, l'uno diciamo intimistico e l'altro in qualche modo di rivendicazione sociale, che hanno una grande parte in questo tuo libro. Sì, infatti io ci tenevo, io come quando ho finito l'aborto, come mi sono svegliata dall'anestesia, io ho detto no, io lo devo denunciare questo fatto, devo scrivere un libro, perché fino a quel momento le donne scrivono le lettere ai giornali, però lasciano il tempo che trovano, perché poi non è ti metti a conservare il giornale, invece il libro è una cosa che rimane, è una testimonianza viva e quindi... Peraltro poi un libro resta molto più che una denuncia in procura. Sì, sì, sicuramente. Infatti inizialmente Simona Ricciardelli mi aveva consigliato di denunciare, io ho cercato, sono andata da un avvocato, però abbiamo visto che non potevo, che l'obiezione di coscienza è legittimata. Quello che è successo in ospedale non ci sono testimoni e quindi non potevo fare niente, quindi comunque il libro restava l'unica denuncia possibile. Allora Laura, grazie, in bocca al lupo per questo libro. Libri TV, come in questa occasione anche in altre, cerca di essere un po' sulla, diciamo, breccia di questa lotta e di, per rivendicare questo e anche altri diritti, anche magari tramite internet, su internet e tramite internet facendo circolare questi video, e anche per raggiungere in modo, forse il modo migliore per raggiungere i giovani che non hanno memoria di quando appunto l'aborto era fonte di carcere, di morte soprattutto, esattamente, di morte perché era clandestino. Ti ringrazio ancora Laura e a presto sugli schermi di Liberi TV. Grazie.